Con Paolo Comunian, Marina di Porto Levante, a lui chiediamo naturalmente come va la stagione, come sta partendo. Finalmente hanno aperto anche il ristorante che avete qua in Darsena, il bar, e la gente comincia a muoversi. Come va? Sì, diciamo che la stagione è partita abbastanza bene, il meteo ci sta aiutando abbastanza, anche se ogni tanto c'è un po' di vento, un po' di aria fredda. Comunque già nel primo weekend qui abbiamo visto parecchie persone, sia qui da noi nel nostro bar e ristorante che abbiamo qui in Porto, Marina di Porto Levante, che alla spiaggia che c'è qui di fronte, lo Scanno Cavallari. E in più abbiamo varie curiosi che vengono a visitare, diciamo, qui la nostra struttura. Ecco, c'è una vocazione di pesca sia d'altura che sportiva qua a Porto Levante. Viene mantenuta anche quest'anno, o meglio, l'anno scorso com'è andata e quest'anno che prospettive avete? Allora, qui si fanno vari tipi di pesca e principalmente durante questi mesi estivi si fa la pesca al tonno sempre con il rilascio perché non si possono catturare, a meno per un breve periodo, periodo di giugno di solito, che dura 15 giorni, se no vengono presi, filmati, misurati e poi rilasciati, c'è l'obbligo del rilascio. Poi ci sono altri tipi di pesca come lo sgombro oppure sulle tenue, diciamo, ecco. Ecco, una domanda che facciamo a tutte le attività che in questo periodo di Covid hanno avuto problemi. Come ristori? Avete avuto qualcosa voi come struttura? Praticamente pochissimo ad aprile dell'anno scorso rispetto all'aprile del 2019, ma pochissimo, pochissimo, veramente ci siamo dovuti arrangiare con le nostre forze.